siamo al Teatro Vittoria di Roma, dove fino al 5 marzo andrà in scena Matti da slegare, regia di Joelle Dix. Ma in realtà noi ci troviamo in un camerino, ma scopriamo di chi? Vediamo un po', venite, venite. Ecco qui, l'interprete principale di Matti da slegare. Esce da un camerino. Si capisce che è un camerino. Abbiamo un matto da slegare, Giobbe Covatta, di questo spettacolo che tratta un tema molto particolare che è la malattia mentale, trattata con leggerezza, con ironia, senza alcun tipo di retorica. Come mai la scelta è caduta proprio su Giobbe Covatta per il ruolo di Giovanni? Giobbe Covatta che ha deciso di che tutto questo accadesse, tu pensa. Io ho letto quel testo, l'ho trovato bellissimo, allora ho detto, ma lo vado a dire agli Iacchetti. Lui ha detto, ma non è bello questo testo. Allora insieme siamo andati da Joelle, e Joelle ha detto, è bello questo testo. E lì ho capito che eravamo tre imbecilli e tutto è andato a buon fine. E come si svolge, diciamo, ecco, lo spettacolo? Si svolge così, ci sono questi due personaggi, questi due matti, che vanno a vivere da soli, con tutto ciò che ne consegue, di difficoltà, di non hanno paura di uscire di casa, finché si imbattono l'uno nell'amore e l'altro nella poesia, e questi due avvenimenti, che accadono quasi contemporaneamente, porterà entrambi fuori da fuori. Li lascerà sempre nella loro follia, perché non è che so che guariscono, però convivono in maniera più serena con le loro difficoltà. Com'è stato interfacciarti con Joelle Dix, regista, e con Enzo Iacchetti? C'è stato un bel team di lavoro? Noi ci conosciamo dal 1980, tu non eri neanche nata, Joelle. Ancora no. Complicità immediata, immagino. Allora, fino al 5 marzo a Teatro Vittoria, perché vedere Matti da slegare? Perché tanto l'Isola dei Famosi già lo sappiamo come va a finire, no? I pacchi cominciano come i pacchi, mo basta, perché tanto tutte le sere i pacchi, mo pure se ve ne perdete una sera, quindi siccome fanno niente in televisione, venite qua. L'alternativa è il teatro, l'alternativa è Matti da slegare con Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, regia di Joelle Dix. Mi raccomando, viva il teatro! Brava Chiara, così si fa.